Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul nostro canale Il Mondo di Aaron e Gianina. Oggi andiamo a vedere insieme come si prepara il delizioso semifreddo al cioccolato. Questa delizia è veramente facilissima e velocissima da preparare, poi si scioglie in bocca ed è di una golosità pazzesca. Oggi andiamo a vedere insieme come lo si prepara. Per la base del nostro semifreddo ci serviranno 300 g di biscotti secchi, 150 g di burro fuso, 30 g di mandorle tritate e tostate. Per prima cosa polverizziamo per bene i nostri biscotti e lo facciamo molto finemente. Abbiamo trasferito tutti i nostri biscotti dentro una ciotola capiente e ora ci aggiungiamo le mandorle. Mescoliamo per bene. E il burro tutto d'un colpo. Fatto ciò, amalgamiamo per bene tutti gli ingredienti finché non diventeranno un bel composto omogeneo. Giunti a questa consistenza, non ci rimane altro che prendere la nostra teglia da 25 cm composta da silicone con fondo removibile che si può anche aprire. A questo punto non ci rimane altro che trasferire il nostro composto bene bene sulla superficie di questa teglia. E con un cucchiaio schiacciarla per bene in modo da livellarla alla perfezione. Fatto ciò non ci rimane altro che farla raffreddare e la mettiamo o in frigo per un'ora o in freezer per mezz'ora. Mentre la nostra base biscotto si sta raffreddando, ci occupiamo della ganache e per essa ci serviranno 400 g di cioccolato fondente, 400 ml di panna fresca. Per prima cosa mettiamo la nostra panna dentro un pentolino e la lasciamo cuocere finché non sfiora il bollore. Nel frattempo ci occupiamo del cioccolato e lo tagliamo il più fine possibile. Finito di tritare il cioccolato e la panna ha sfiorato il bollore, non ci rimane altro che versare la panna sul cioccolato e mescolare per bene il tutto finché non diventerà una bella crema omogenea. Fatto ciò, aspettiamo che la ganache arrivi al completo raffreddamento. Quando la nostra ganache sarà ben fredda, la potremo montare per bene finché non raddoppierà. Giunti a questa consistenza non ci rimane altro che prendere la nostra base di biscotto, poi adagiarci sopra per bene tutta la nostra ganache. La mettiamo poco alla volta e poi la livelliamo per bene. Fatto ciò non ci rimarrà altro che o metterla in frigo per 4 ore oppure in freezer per 2 ore. Ed ecco qua la nostra torta pronta per essere raffreddata. Mentre la nostra torta riposa in frigo, ci occupiamo della sua glassa e per essa ci serviranno 150 g di cioccolato fondente tritato, 150 g di panna fresca da montare, 20 g di burro. Per prima cosa mettiamo la panna a scaldare in un pentolino finché non sfiora il bollore. Abbiamo messo il cioccolato dentro il pentolino, adesso ci aggiungiamo del burro e tutta la panna. Fatto ciò lasciamo sciogliere il tutto finché non diventerà una crema. Amalgamati per bene tutti gli ingredienti non ci rimane altro che aspettare che arrivi la temperatura di 28 gradi. Ora siamo arrivati al momento dell'assemblaggio, abbiamo già tolto la torta dall'involucro e ora la stiamo glassando appunto con la nostra glassa. Questo passaggio va fatto veramente con molta delicatezza. Fatto ciò, mettiamo la nostra torta così com'è, o un'ora in frigo o mezz'ora in freezer. Ma guardate com'è venuta bene la nostra torta!
Bene ragazzi, ora siamo arrivati al mio momento preferito, ossia l'assaggio, e adesso ci gustiamo questa delizia di una torta! Mamma mia, oh ragazzi, è stratosferica, si scioglie in bocca, c'è la base croccante, è veramente cioccolatosa al punto giusto, la ganache e la glassa si sciolgono in bocca, perfino il croccante che c'è sotto, tutto si sposa alla perfezione, dopo si sente quel retrogusto leggerissimo di mandorla che è presente nel biscuit. Insomma ragazzi, è veramente una bomba di torta assolutamente da provare! Bene ragazzi, il nostro video finisce qui e non mi rimane altro che dirvi. Se il video vi è piaciuto iscrivetevi al nostro canale, mettete tanti like e tanti commenti come speriamo anche che sia e noi auguriamo a tutti una splendida giornata. Ciao ragazzi, mi raccomando, attivate la campanella!